La volta scorsa abbiamo visto la definizione delle funzioni goniometriche fondamentali, il loro valore per alcuni angoli notevoli, okay? Le relazioni fondamentali della goniometria, una delle quali era il teorema di Pitagora, tradotto in termini goniometrici, e l'estensione della definizione di funzioni goniometriche per angoli qualsiasi. Okay? Oggi vediamo alcuni esempi di esercizi che sfruttano questi due risultati, cioè le relazioni fondamentali e i valori notevoli degli angoli, delle funzioni goniometriche di angoli notevoli. D'accordo? Un esempio di esercizio è praticamente questo. Si chiede di semplificare delle espressioni goniometriche, d'accordo? Che possono coinvolgere o angoli qualsiasi, nel qual caso usate le relazioni fondamentali, come la seconda, oppure angoli notevoli, nel qual caso usate quella famosa tabella su quanto abbiamo visto essere, essendo cosine tangenti, di angoli notevoli. D'accordo? Cominciamo con questo, per esempio. Parentesi 1 più la tangente di arco, chiuso la seconda, più 1 più 1 fratto la tangente di arco, chiuso la seconda, meno, parentesi, 1 sul coseno di alfa, più 1 fratto il seno di alfa, tutto la seconda. Quanto vale questa espressione? Se la si può semplificare. Ok? Qui ovviamente saranno coinvolte le proprietà dell'algebra che abbiamo già visto e le relazioni particolari che legano le funzioni goniometriche. D'accordo? Cominciamo dalla prima. Qui vengono coinvolte tangente, seno e coseno. Con la seconda relazione fondamentale possiamo ridurre l'espressione a solo seno o solo coseno, e quindi riduciamo il numero delle funzioni coinvolte, ricordando che la tangente è seno di alfa diviso coseno di alfa. Quindi per prima cosa cambio pagina e sostituisco la tangente seno fratto coseno e sommo queste due grandezze. Ok? Per esempio, la scrivo come 1 più seno alfa fratto coseno alfa alla seconda più 1 più, siccome ho 1 fratto tangente, io avrò coseno diviso seno. Ok? Coseno alfa fratto seno alfa, tutto al quadrato, poi ho meno, nella parentesi, il denominatore comune è coseno alfa per seno alfa. I due sono indipendenti. Poi sopra avrò coseno di alfa più seno alfa, tutto al quadrato. Ho solo sommato le due frazioni dell'ultima parentesi. Qui faccio lo stesso nella prima, sommo, il denominatore comune è coseno alfa. Coseno alfa diviso 1 con coseno alfa per 1 coseno alfa più seno alfa, chiuso al quadrato, più, invece il denominatore è seno alfa, sopra ho seno alfa, più seno alfa, più al quadrato, meno, tento di scrivere sotto, la lascio così com'è, seno alfa per coseno alfa e sopra coseno alfa più seno alfa al quadrato. Ditemi se ci siete. Ok? Qui adesso devo togliere le parentesi, quindi devo sviluppare i quadrati. Sopra viene al denominatore coseno quadro alfa per seno quadro alfa, cioè il quadrato del denominatore. Al numeratore ho coseno alfa più seno alfa alla seconda, questo è il quadrato di un binomio che si chiamino A o B.
o cosenalfa e senalfa sono comunque due termini, o il quadrato della somma, quindi devo usare un prodotto notevole, più ho preso l'ultima parentesi, nella prima c'è solo il coseno, il quadrato, nella seconda invece c'è il seno, seno quadrato di alfa e sopra di nuovo ho seno di alfa più coseno di alfa alla seconda, meno, nell'ultimo ho sia seno che coseno, e sopra di nuovo il quadrato di cosenalfa più senalfa. Ok? Quindi ho senalfa più senalfa tutta la seconda. Fatemi controllare. Ok. Allora, detto questo, devo sviluppare questo quadrato. Quindi il quadrato del primo, il quadrato del secondo e dopo il prodotto. Quindi ottengo coseno alla seconda di alfa più due volte seno alfa coseno alfa più seno alla seconda di alfa diviso coseno quadrato di alfa. Questa è la prima parentesi. Dalla seconda ho la stessa cosa, solo che sotto ho seno quadro anziché coseno quadro. D'accordo? Io proseguo in un'altra pagina. Sempre coseno quadro di alfa più 2 seno alfa coseno alfa più seno quadro di alfa fratto seno quadro di alfa meno senalfa, cosenalfa, tutta la seconda, per di nuovo coseno quadro alfa più 2 senalfa, cosenalfa, più seno quadrato. Ho applicato solo i prodotti notevoli. D'accordo? Ora, se torniamo un attimo indietro, il numeratore di questa espressione, cioè il quadrato di questa, vede sen quadro più cosen quadro. Fatemi evidenziare. Questo termine e questo termine insieme, sommati, fanno 1. Prima relazione fondamentale. Seno al quadrato di alfa più coseno al quadrato di alfa, qualunque sia alfa, fa 1. Ok? Quindi riscrivo le espressioni tenendo conto di questo. Quindi avrò 1 più 2 seno alfa coseno alfa fratto coseno alla seconda di alfa più 1 più 2 seno alfa fratto seno alla seconda di alfa meno la terza parentesi mi dava sotto sen quadro alfa per coseno quadro alfa e sopra ancora 1 più 2 sen alfa coseno alfa. Ok, adesso metto tutte e tre le frazioni insieme, le sommo con un unico denominatore. Ho, ripeto, un denominatore è sen quadro alfa per cosen quadro alfa. Gli altri due sono uno solo cosen quadro, l'altro solo sen quadro. Ok? Quindi il minimo comune multiplo sarà sen quadro alfa per coseno quadro alfa. Questa è algebra. Ok? Quindi dalla prima frazione ho il numeratore per sen quadro alfa, perché qui sotto c'è solo cosen quadro.
mi viene 1 più 2 sen alfa cosen alfa per sen quadro alfa, più dalla seconda frazione ho la stessa parentesi per cosen quadro alfa. Qua non si legge forse tanto bene il caso che io scrivo. Questo in alfa, coseno alfa per, lo scrivo qua sopra, coseno quadro di alfa, e poi sempre di sopra ho meno 1 più 2 coseno alfa, sen alfa, dall'ultima parentesi. E lo scrivo per un altro foglio a questo punto. Questo continua il numeratore di prima, meno 1 più 2 sen alfa pure. Ora, se guardate i primi due termini, questo e questo, okay, questi hanno in comune la parentesi 1 più 2 sen alfa cosen alfa, è la stessa. Quindi posso raccogliere la fattore comune, anziché fare il prodotto e dopo semplificare, che è più complicato. Quindi posso scrivere così. Dalla prima ho 1 più 2 sen alfa cosen alfa, per dalla prima parte ho sen quadro alfa più la seconda cosen quadro alfa meno 1 più 2 sen alfa cosen alfa fratto sen quadro alfa per cos quadro. Ma di nuovo questa parte è uguale a 1, relazione fondamentale della volumetria, e quindi ottengo 1 più 2 sen alfa per cosen alfa meno parentesi 1 più 2 sen alfa cosen alfa fratto sen quadro alfa per cosen quadro alfa. Ma questi due termini sono opposti. Se tolgo la parentesi mi ritrovo con 1 più 2 sen alfa cosen alfa meno 1 meno 2 sen alfa cosen alfa fratto sen quadro alfa per cosen quadro alfa. Semplificando, 1 meno 1 fa 0, 2 sen alfa cosen alfa meno 2 sen alfa cosen alfa fa 0, e il risultato è 0. Ok? Chiaro? Proviamo questo. Posso andare avanti? Altro esercizio. Semplificate sen quadro alfa più cosen quadro alfa più tangente quadro alfa. Beh, la prima cosa che mi viene da fare è questo vale 1. Sen quadro più cosen quadro vale 1. Quindi questo posso scriverlo come 1 più
la tangente al quadrato di alfa. Ma la tangente al quadrato, la tangente è sen alfa su cosen alfa, quindi posso scrivere 1 più sen quadro alfa su cosen quadro alfa. Adesso posso sommarli e ottengo, per il denominatore comune è coseno quadro alfa, per 1 coseno quadro alfa più seno quadro alfa, e di nuovo il numeratore fa 1. L'esercizio è finito, sul più bello. Non si può ulteriormente semplificare. Si tratta solo di ricordarsi un po' di algebra, cose notevoli, e le due nozioni fondamentali, e ovviamente usarle nel modo opportuno. Ok, proviamo anzi questo, tutto chiaro? Vado avanti, altro esercizio. 1 meno sen alfa per cosen alfa, parentesi chiusa, per aperta, 1 più sen alfa per cosen alfa, chiusa, meno frazione numeratore sen alfa per coseno alla terza di alfa, fratto tangente di alfa. Ok, allora qui prendo prima cosa e vedo un prodotto notevole, perché ho la differenza per la somma di due termini, sarebbe come se fosse a meno b per a più b, che è il quadrato del primo meno il quadrato del secondo. Quindi questo lo scrivo subito come 1 meno il quadrato di del secondo termine, quindi sen quadro alfa per cosen quadro alfa. Ok? Poi qui, visto che preferisco lavorare in seno e coseno, almeno qui non è niente, la tangente di alfa la scrivo come seno fratto coseno, quindi ho meno al numeratore sen alfa per coseno alla terza di alfa fratto sen alfa su coseno alfa. Questo seno e questo seno sono semplificabili, questo e questo, e mi rimane coseno alla terza diviso 1 fratto coseno alfa, quindi viene coseno alla quarta di alfa. Mi spiego meglio. Eccetera eccetera, meno seno di alfa per coseno alla terza di alfa fratto sen alfa su coseno alfa. Questo seno e questo seno sono semplificabili, quindi mi ritrovo con coseno alla terza di alfa fratto 1 fratto coseno alfa. Questo è uguale a coseno alla terza di alfa per l'inverso di questo, coseno alfa, cioè coseno alla quarta. Ok? Quindi torniamo all'espressione completa. Abbiamo 1 meno sen quadro alfa coseno quadro alfa meno il coseno alla quarta di alfa. Ok? Quindi adesso ripeto tutto bene.
nostro Signore. Beh, in questo caso potremmo utilizzare al posto di uno posso scrivere se inquadro più cosa inquadro. Qui forse è utile usare la relazione inversa. Ok. Detto questo, posso per esempio prendere in considerazione il coseno alla seconda diagonale e il coseno alla quarta, quindi da questi due termini raccolgo un coseno quadro, mentre da questi due posso raccogliere un sen quadro. Non so se è chiaro a tutti. Qui ho usato la prima relazione in modo inverso a quanto abbiamo fatto prima. Ho sostituito a uno sen quadro con coseno quadro. Ok? Adesso posso fare un raccoglimento parziale nel primo termine e nel terzo termine e figura in entrambi i casi seno alla seconda. Quindi raccolgo seno alla seconda di alfa per da qui mi viene un 1 e da qui mi viene un meno coseno quadro di alfa. Ok, dal primo e dal terzo. Similmente dal secondo e dal quarto raccolgo un coseno alla seconda. Continuo su un altro foglio, più coseno alla seconda di alfa, e mi rimane 1 meno di nuovo coseno alla seconda di alfa. Adesso i due termini che mi ritrovo hanno in comune la parentesi 1 meno coseno quadro alfa, che posso raccogliere in modo totale. Dalla prima mi rimane un sen quadro e dalla seconda un coseno quadro. A questo di nuovo vale 1. 1 meno coseno quadro di alfa, e questo vale il seno alla seconda di alfa. È chiaro perché questo vale sen quadro alfa. Se 1 lo scrivo di nuovo come sen quadro più coseno quadro, il coseno lo tolgo e mi rimane sen quadro. Ok? Tutto chiaro? Facciamo un altro esempio. Cambio pagina. Cambiamo leggermente il tipo di esercizio. Mentre questo qui vi si chiedeva, data l'espressione, semplificarla, ok?
Adesso vediamo un'espressione che contiene seno, coseno e tangente di angoli notevoli e vediamo di calcolarle e semplificarne il valore utilizzando la tabella degli angoli notevoli che abbiamo visto. Per esempio, vediamo, non so se l'abbiamo già vista questa, prendiamo 4 per il seno di pi greco sesti più 3 volte il coseno di pi greco sesti meno 1/2 per la tangente di pi greco terzi meno 2 volte la tangente di pi greco quarti. La rilego. 4 per il seno di pi greco sesti più 3 volte il coseno di pi greco sesti meno 1/2 per la tangente di pi greco terzi meno 2 volte la tangente di pi greco quarti. E qui è chiaro che bisogna avere bene in mente la tabella con gli angoli notevoli. Allora, pi greco sesti ha un seno che vale 1/2. Lo stesso angolo pi greco sesti ha un coseno che vale radice di 3 mezzi. La tangente di pi greco terzi è radice di 3. La tangente di pi greco quarti è 1. Quindi ho 4 per 1/2 più 3 per radice di 3 mezzi meno 1/2 per radice di 3 meno 2 per 1. Ok? Tutto chiaro? 4 per 1/2 fa 2. 2 più 3 radice di 3 mezzi meno radice di 3 mezzi meno 2. 2 meno 2 fa 0. Sommo le due frazioni. 3 radice di 3 meno radice di 3 mi dà 2 volte radice di 3 diviso 2, totale radice di 3. Ok, uno ancora uno. Vediamo questo. Il coseno di 2 pi greco più 2 volte il seno di pi greco mezzi per il coseno di pi greco sesti più la tangente al quadrato di pi greco terzi meno radice di 3 per parentesi seno di pi greco terzi più radice di 3 per la tangente di pi greco sesti. Mi aspettavo di sentire qualche obiezione, nessuno obietta. Dice, ma il coseno di pi greco nella tabella non c'era. Come facciamo? Sì, usiamo la periodicità. Perché abbiamo già visto che qualunque sia l'angolo, aggiungere o togliere 2 pi greco, in seno e in coseno, non cambia nulla. Quindi questo
ha lo stesso valore del coseno di 0. Posso togliere 2 pi greco, il valore rimane identico. E il coseno di 0 vale 1. Quindi ho 1 più 2 per il seno di pi greco mezzi, questo sì che avevamo visto, vale 1. 2 per 1 per il coseno di pi greco sesti, radice di 3 mezzi, più la tangente di pi greco terzi è radice di 3, che va messo al quadrato, perché ho la tangente alla seconda, meno radice di 3 per il seno di pi greco terzi, radice di 3 mezzi, la tangente di pi greco terzi, radice di sesti, radice di 3 terzi, quindi più radice di 3 per radice di 3 diviso 3. Quindi abbiamo 1, questo 2 e questo 2 si semplificano, rimane solo radice di 3. Radice di 3 alla seconda fa 3. Dentro, radice di 3 mezzi lo lasciamo così. Radice di 3 per radice di 3 fa 3, diviso 3 fa 1. Quindi dentro parentesi c'è radice di 3 mezzi più 1. Morale della favola. Ho 1 più radice di 3 più 3 meno radice di 3 per radice di 3 mezzi più 1. 1 più 3 fa 4 più radice di 3 meno radice di 3 per radice di 3 fa 3 diviso 2, radice di 3 per 1 radice di 3, radice di 3 meno radice di 3 fa 0, 4 meno 3 mezzi, 2 per 4 8, meno 3 5 mezzi. Tutto chiaro? Quanto tempo abbiamo ancora? Qualcuno vuole venire a fare un esercizio? Thank you.